Silvio Buttiglione è uno dei tanti imprenditori italiani abbandonato dallo Stato. Per un piccolo scoperto è finito nelle grinfie delle banche e poi di Equitalia, che gli hanno pignorato due case. Ha tentato il suicidio, per fortuna è stato salvato da agenti della Polizia di Stato che l'hanno soccorso. E poi è stato uno di quelli che ha cercato di condurre una propria battaglia contro Equitalia e contro le ingiustizie che si fanno a centinaia di imprenditori che per piccoli scoperti, in base agli interessi, per colpa degli interessi e degli aggi, gli vengono poi pignorate case, proprietà, macchinari e fanno fallire attività produttive del nostro paese. Noi abbiamo scelto di stare dalla sua parte, come di tutti i piccoli e medi imprenditori italiani, e nel caso di Silvio stiamo cercando di impedire che si venda la seconda casa di sua proprietà, una vendita che viene messa all'asta continuamente presso il Tribunale di Pescara, e grazie al fatto che noi andiamo lì in centinaia, attivisti con grillo, parlamentari, a guardare in faccia chi se la vuole comprare, fino ad ora quelle aste sono andate deserte e stiamo cercando di salvare la sua casa. Silvio Buttiglione è uno degli esempi di cosa non ha fatto lo Stato negli ultimi anni per gli imprenditori. Li ha abbandonati. Silvio era finito anche tra le mani degli usurai e dopo che ha tentato il suicidio gli usurai gli hanno abbonato il debito, Equitalia gli ha pignorato un'altra casa. Di fronte a questa situazione noi vogliamo stare dalla sua parte, lo faremo, significa far sentire la presenza dello Stato anche se noi non siamo il governo, un governo come quello Renzi che invece di pensare ai piccoli e medi imprenditori pensa alle multinazionali parlando di articolo 18 e aumentando le spese militari e riducendo quelle della sanità. In questo momento noi siamo dalla sua parte e di tutti quelli che vorranno chiederci aiuto ed è per questo che vi chiedo giovedì di venire a Pescara, al Tribunale di Pescara alle ore 15 per far sentire la nostra vicinanza a Silvio Buttiglione e a tutti quegli imprenditori in difficoltà che in questo momento vivono brutti momenti in Italia. Grazie.